C'è un Piacenza con Cesarini e c'è un Piacenza senza Cesarini. Lo sapevamo, l'avevamo predetto, lui è il valore aggiunto di questa squadra, ma la differenza che si è vista tra averlo in campo e non averlo in campo, che si è visto oggi a Crema, è veramente molto importante. Un Piacenza che nel primo tempo con lui ha giocato a falso 9, Dubikas e De Grazia dietro, un 3-4-2-1, ha dominato in lungo e in largo. Due gol di vantaggi potevano essere molto di più. Una squadra che ha giocato sempre a palla a terra e la Pergolettese non ci ha capito assolutamente nulla. Nella ripresa ancora Piacenza è arrivata alla possibilità del 3-0, poi è uscito Cesarini e da lì si è spenta la luce. Piano piano la squadra ha cominciato a rinculare grazie anche alle difficoltà fisiche di una squadra che era la quinta partita in 15 giorni. Il Piacenza ha subito troppo, non è più riuscito a tenere su neanche un pallone e con due di rigore, il secondo molto dubbio, ma forse ce n'era uno prima, la Pergolettese ha recuperato una partita che nessuno all'intervallo pensava potesse farlo. A questo punto un Piacenza che secondo me ha un futuro roseo, ma è chiaro che questa differenza visto in campo con Cesarini e senza non ci deve più essere, altrimenti potrebbe essere un campionato a rischio di anonimia.